Rocky Online TV, in collaborazione con... Madonna di Campiglio, Pinzole, Varrendena, Val di Fiemme, Adamello Ski, Mondo di Neve, Schiaria, Passo San Pellegrino, Falcani, San Martino di Castrozza, Primiere Vanoi. Ski Online TV. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Moboni all'ottavo appuntamento settimanale con Ski Online TV. Ski Online TV è il programma televisivo di Odio, tutto dedicato al magico mondo dello sci e degli sport invernali. Ski Online TV è in onda sulle frequenze di Odio TV da fine novembre sino ad aprile. Quest'anno Ski Online TV è giunto al suo 13° anno di messa in onda. Iniziamo questa puntata parlando della Coppa del Mondo di sci qui dalla Val Badia. Giuliano Razzoli torna sul podio ed è la 7ª volta per lui. L'azzurro arriva secondo con 56 centesimi di ritardo dietro all'austriaco Marcel Hirscher. Nello slalom maschile di Coppa del Mondo Audi FIS Alpine Ski World Cup stagione 2011-2012 dell'Alta Badia. È la prima volta che Razzoli va sul podio in Italia ed è ancora una volta la Val Badia a regalare all'Italia questa primizia. Giuliano Razzoli ha compiuto il 18 dicembre i suoi 27 anni e il 19, nel giorno del compleanno di Alberto Tomba, si è fatto il regalo più bello. Ottima la prova degli altri azzurri, 3 nei primi 10, 6° Christian Deville, 7° Patrick Thaler, 8° Stefano Gross. Peccato per Manfred Mölge che stava filando come un treno, ma ha commesso un errore nella seconda manche ed è uscito. Nella prima manche era saltato Roberto Nanni. Ed è mancata solo la vittoria all'Italia in questo secondo slalom stagionale, che ha dato una volta di più la dimostrazione della potenza della squadra italiana, per il 6° anno consecutivo sponsorizzata da Audi Italia, main sponsor della nazionale italiana, con il logo presente sulle divise ufficiali e sulle tute da gara. Tutti gli azzurri in gara sono atleti da podio, nessun altro team ha questa potenza. La gara è stata palpitante, prima grazie a Thaler che ha saputo risalire dal 26° posto fino al 7° finale, guadagnando ben 19 posizioni. Stefano Gross è risalito insieme a Thaler fino all'8°. Christian Deville ha completato il portone azzurro con il 6° posto. Intanto, durante la rimonta degli italiani, la leadership era nelle mani del tedesco Felix Neureuther, che alla fine sarà terzo. Razzoli, per mantenere il podio, doveva superare Felix. Lo ha fatto grazie a un ottimo finale, dopo aver commesso un piccolo errore nella parte alta del tracciato che ha fatto tremare il pubblico. Ma i 4 centesimi di vantaggio dell'emiliano sono stati sufficienti per farlo salire fino alla seconda posizione finale. Inarrivabile oggi Marcel Hirscher, ma la squadra italiana è la più forte del circuito. Nel parterre di Coppa del Mondo di sci, Audi è presente alla grande. Oltre ad essere title sponsor della Coppa del Mondo e sponsor di ben 10 nazionali, fra cui la nazionale italiana, Audi in tutte le gare. La Coppa del Mondo di sci ha un proprio motorhome che vedete alle mie spalle, che è il ritrovo di tanti appassionati che seguono le gare e soprattutto il ritrovo dopo gara degli atleti che corrono appunto in Coppa del Mondo di sci. Ma Audi nel parterre di Coppa del Mondo di sci ha anche l'occasione per presentare le proprie produzioni. Questa è la Q3, l'ultima nata del famoso marchio automobilistico tedesco, il famoso marco dei quattro anelli, il Q3 presentato a settembre 2011, il SUV ideale per la città e la famiglia che prosegue la grande tradizione delle quattro ruote motrici, un brevetto nato ben 27 anni fa. Siamo nel parterre della Coppa del Mondo di sci, incontriamo dei personaggi più importanti del mondo delle quattro ruote, Marco Bonanomi, campione italiano con l'Audi R8 del campionato italiano GT3, che campionato è Marco e cosa vuol dire essere qui nel parterre di Coppa del Mondo di sci grazie ad Audi? Ma il campionato è uno dei più importanti a livello italiano,
poi quest'anno c'è stata solo la categoria GT3, quindi è stata eliminata la GT2 per motivi di budget troppo alti, quindi la GT3 è la categoria dove si punterà nel futuro, perché è più vicina alla serie, ai modelli. Che tipo di caratteristica ha questo campionato? Che sono tutte macchine super sportive, come nel nostro caso l'R8, che nel commerciale è vendibile come R8 GT, e le specifiche sono più o meno le stesse, se non per regolamento di gomme slick o alettone posteriore, comunque il motore e molta telalistica è la stessa che poi portiamo nel commerciale, quindi se si vince in pista vuol dire che comunque il prodotto finale è buono. Cioè, per fare dei paragoni, come nelle moto, il superbike, che è a differenza del MotoGP, ecco. Quindi tu sei pilota ufficiale Audi e hai vinto questo campionato italiano. Sì, finalmente l'anno scorso siamo arrivati secondi insieme a Filippo Albuquerque, mio compagno portoghese, e quest'anno siamo riusciti a vincerlo all'ultima gara a Monza, tra l'altro in casa, quindi è stata la doppia soddisfazione. Quanto è importante guidare la trazione integrale, la trazione Audi, le quattro ruote motrici, soprattutto per chi ama la montagna, perché è importante? Beh, sicuramente Audi è quella che dà più sicurezza, diciamo, nel mondo delle auto, perché con la trazione 4 è stata la prima a inventare appunto questo sistema. Quindi è sempre un passo avanti agli altri. Adesso, a parte gli scherzi, parlo chiaramente da parte della casa, però è veramente un ottimo aiuto, soprattutto dal periodo autunnale, invernale. Se uno magari non è espertissimo alla guida, se la può cavare in ogni condizione, pur non avendo le gomme invernali. Quali sono le caratteristiche tecniche di questo Q3 che vediamo alle nostre spalle? Ma caratteristiche le vedete voi, sono una macchina top gamma, perché comunque è nata dalle dimensioni della 3, che è stata una delle Audi più vendute secondo me nella storia Audi, e sarà ancora una delle più vendute. E chiaramente per stare al passo con le esigenze delle famiglie, soprattutto anche signore, si è voluto fare un mini SUV che ha tutte le caratteristiche. Compatto, ideale per la città e per la famiglia. È perfetto. Grazie consiglio. Grazie a voi. Ciao ragazzi. Siamo ai 2098 metri del Monte Bondone, uno dei comprensori sciistici più importanti del Trentino, grazie alla sua vicinanza alla città di Trento e grazie alla bellezza che potete ammirare alle mie spalle. Qui c'è un panorama a 360 gradi su tutte le bellezze di questo territorio che è il Trentino, uno dei territori più importanti per il turismo italiano. Siamo con la direttrice dell'APT di Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi. Direttrice, grazie di averci invitato a vedere le bellezze del Monte Bondone e ad assaporare questo panorama che è unico nelle Alpi. Grazie a voi per essere qui, è un panorama unico da una parte le Dolomiti di Brenta, la Paganella, tutto l'arco appunto delle Dolomiti, dall'altra parte un panorama unico su tutta la Valle dell'Adige, e vale la pena di provare. Chi non conosce il Monte Bondone deve vivere questa emozione, un'emozione unica, una area sciabile di 70 ettari per chi ama lo sci alpino, uno snow park di eccellenza dove ogni anno sono molto importanti gli eventi che lì vi vengono realizzati, quindi molto interessante per i giovani, e una conca delle Viotte unica anche quella per i 35 chilometri dello sci di fondo che lì si possono praticare. E soprattutto ha già nominato snow park, sci di fondo, sci alpino, e poi la comodità che noi italiani ci piace essere dei comodi. Monte Bondone, che è vicino alla pianura padana, a soli 10 chilometri da Trento, insomma, quindi è una località sciistica vicina e apprezzata dai tanti turisti, sia trentini che italiani, che vengono qui a trascorrere le proprie vacanze. Questa vicinanza è il nostro punto di forza che ci distingue da tante altre località sciistiche anche del Trentino, una vicinanza alla città di Trento, quindi a solo poco più di mezz'ora di macchina possiamo arrivare in cima al Monte Bondone, una vicinanza anche all'aeroporto di Verona, che questa è diventata veramente un'opportunità unica per chi usa l'aereo per andare a fare la settimana bianca, e da lì un collegamento con il fly ski che ci porta direttamente sulle piste, e un'ulteriore vicinanza alla città grazie al collegamento con il servizio Skibus che tutti i giorni da Trento ci
porta in cima al Bondone. Quindi questi collegamenti sono il nostro punto di forza, che si aggiunge agli alberghi di nuova concezione, quindi alberghi rinnovati con centri wellness e alberghi direttamente sulle piste. Non è così dappertutto, sono molto comodi perché si esce direttamente con gli sci. Servizi, noleggi all'avanguardia per chi vuole provare le nuove attrezzature, un Kinderheim direttamente sulle piste per i genitori che vogliono lasciare i propri figli in mani sicure, e quindi tutti questi servizi, naturalmente non mancano le scuole di sci che fanno un servizio molto importante per i corsi di sci che sul Bondone sono tanti, sia la scuola di sci Monte Bondone per la parte dello sci alpino e dello snowboard, che la scuola di sci di fondo per chi ama invece la disciplina dello sci nordico. Run to Fiemme 2013, la consueta rubrica dedicata ai campionati mondiali di sci di fondo, di sci nordico, che si terranno in Val di Fiemme a fine febbraio 2013. In questa puntata ne parliamo con il responsabile, il direttore organizzativo di questo grande campionato mondiale, terza edizione in Val di Fiemme in soli 20 anni. Sandro, una soddisfazione? Come stanno procedendo i lavori per questo grande evento? Direi che siamo perfettamente in linea con tutte le previsioni, a brevissimo gli stadi saranno completati e quindi il passo, l'incognita che avevamo legata proprio alle strutture si sta completando. Noi andiamo avanti con l'organizzazione, faremo sicuramente dei grandissimi eventi durante l'inverno, eventi premondiali che ci aiuteranno a lanciare poi la nostra macchina organizzativa verso Fiemme 2013. Fiemme 2013, ma è importante anche il 2012 perché c'è un gennaio di fuoco, c'è il Tour de Ski, c'è il Topolino per lo sci di fondo, c'è la mitica marcia longa, c'è la Coppa del Mondo di combinata nordica, insomma c'è tanta carne al fuoco nel vostro territorio. Ma come mai siete così bravi, fortunati? Qual è il vostro segreto? Ah, credo che sia sicuramente il duro lavoro e l'impegno di tante persone. Abbiamo 1200 volontari che ci assistono e collaborano con noi. Poi la determinazione degli uomini di montagna e la voglia comunque di far fare bella figura alla Val di Fiemme, al Trentino, ma all'Italia tutta intera. Italia tutta intera che è a fianco vostro per questo campionato mondiale 2013, ma soprattutto al fianco vostro grazie anche alle bellezze del vostro territorio e di aver unito, diciamo, l'amore per lo sci di fondo con la passione dello sci alpino, perché non dimentichiamo che Val di Fiemme è anche tanto sci alpino, quasi 51 impianti, quasi 100 km di pista, insomma numeri importanti. Sì, per noi chiaramente lo sci nordico è una vetrina sul mondo per aprirci, e la nostra offerta per lo sci nordico è sicuramente di altissimo livello. Non dimentichiamo lo sci alpino, perché comunque Val di Fiemme è nota agli appassionati dello sci per le sue bellissime piste, i percorsi per le ciaspole, per tutte le attività che hanno a che fare con la neve. E soprattutto poi siete bravi anche d'estate, perché sci di fondo, sci alpino, ma soprattutto d'estate tante camminate, mountain bike, tanti eventi, marcia longa running, marcia longa cycling, insomma siete una valle viva, come dice il vostro slogan, una valle attiva. Sì, valle viva perché è anche molto attenta al discorso ambientale, quindi all'aspetto della riduzione e portare un'economia sostenibile in tutto il territorio. Ci stiamo impegnando molto, lo stiamo portando con le nuove generazioni, stiamo facendo dei progetti concreti che riducano tutte le emissioni di anidride per mantenere e portare il nostro territorio ad essere un territorio bellissimo anche nei prossimi 20 anni.